questo nuovo video vi faccio vedere come utilizzare l'Apple Watch come player musicale di iPhone, nel senso come dare comandi ad iPhone, tipo far partire la musica, metterla in pausa, mandarla avanti, indietro, abbassarne o alzarne il volume, semplicemente questo. E farò anche vedere come sincronizzare musiche da iPhone su Apple Watch. Perché bisogna sincronizzare da iPhone? Perché se si prova a collegare l'Apple Watch a un Mac, MacBook, ma anche PC che sia, non è possibile tramite iTunes sincronizzare musica sull'Apple Watch. Di conseguenza si deve passare direttamente dall'iPhone. Allora, comincio subito con mostrare come si utilizza l'Apple Watch come player musicale. È facile, si prende l'Apple Watch, lo si sblocca, cioè si va nel menu, insomma, si va su musica. Adesso qua sono già su. Ok. E ci troviamo di fronte alla scelta di due sorgenti. Una è l'iPhone, l'altra è l'Apple Watch. Per questa cosa ci serve la sorgente iPhone, quindi questa. E si va su musica. Da lì, o meglio, da qui, troviamo tutte le canzoni presenti sull'iPhone. Anche quelle che ho scaricato da iCloud, ma che non sono fisicamente, che non sono presenti nell'iPhone, insomma, come file. Ok, adesso tanto per ne faccio partire una, tipo questa. Come vedete? Sull'iPhone c'è il player musicale. Si può andare avanti, indietro, play, pausa. Si abbassa, si alza il volume in base a quanto si vuole, insomma. Semplicissimo. Adesso invece faccio vedere l'altra parte, quindi come sincronizzare la musica da iPhone su Apple Watch. Si parte da una premessa, che la musica si sincronizza quando l'Apple Watch è collegato a una fonte di alimentazione, a una fonte di ricarica. Quindi collegate l'Apple Watch al suo caricabatterie, insomma. Nel caso voi sincronizzate la musica su Apple Watch quando Apple Watch non è collegato a una fonte di alimentazione, semplicemente la musica resta in una fase di stallo in cui ancora non viene. I file non vengono ancora, non possono essere utilizzabili sull'Apple Watch. Una volta collegato alla fonte di alimentazione, si completa la sincronizzazione e sarà possibile utilizzare le musiche presenti su Apple Watch per ascoltare appunto musica. Allora, come prima cosa, prendiamo l'iPhone, si va su musica, insomma. Da qui ci creiamo una playlist personalizzata, andiamo qui. Ok, si possono anche utilizzare queste playlist, ma se volete musiche personalizzate, cioè se volete la musica a vostra scelta, vi fate la nuova playlist, gli date il nome, adesso io metto Noise, tanto per fare più in fretta. Aggiungi musica, si aggiunge la musica che si vuole, adesso io mi scelgo. Vabbè, una roba veloce tanto per questo, questo, questo e questo. Si fa fine, di nuovo fine, si esce da musica per andare sull'Apple Watch. Da qua si va giù su musica, ecco qua. E qui possiamo scegliere, allora, prima di tutto si può scegliere tra massimo 250 musiche o 2 GB di spazio. Sono due limiti imposti da Apple, ma sono imposti anche visto che l'Apple Watch c'ha una memoria di 6 GB. Si sceglie e dopo si va su sincronizzati, dai quali si sceglie la playlist che si vuole sincronizzare sull'Apple Watch. Io qua scelgo quella che ho creato un attimo fa, dunque questa. Vedete, siamo in attesa, aspettiamo che si sincronizzi il tutto. Se andate a vedere già adesso su musica troverete i titoli, ma non sarà possibile ascoltare la musica, insomma, vedete, sono tutti grigi.
aspettate che si sincronizzi la musica. Ovviamente ho detto che l'Apple Watch deve essere in carica. Ovviamente l'iPhone deve essere abbinato all'Apple Watch. Vediamo, perché mi sembra strano che ancora scriva in attesa. È collegato? Sì. Sembra un po' strano, vediamo. Intanto, finché si attende, collego l'Apple Watch a quel cubetto lì, perché per farvi vedere che la musica è presente su Apple Watch e per farvela ascoltare, devo collegare via Bluetooth. Insomma, il cubetto, perché non fa partire la musica tramite le casse di Apple Watch. Mi ricordo che mi ero passato tramite, non mi ricordo se tramite iMessage o tramite qualcosa, dei video su Apple Watch, e facendoli partire cioè, si sentiva la musica dei video, si sentiva anche l'audio dei video. Invece, se noi abbiamo delle musiche su Apple Watch e le facciamo partire, non si sente l'audio. Adesso vabbè, farò anche un video su quella roba lì, sul fatto che inviandosi video tramite i message si può sentire l'audio da Apple Watch. Ai tempi avevo ancora l'Apple Watch serie 0, però, cioè neanche la 1 è uscita con il 2, la 1 sarebbe la 0 con il processore dual core. Avevo ancora il primo Apple Watch e riuscivo a far sentire la musica dai video. Vediamo se anche sulla serie 2 c'è ancora quella possibilità. Comunque siamo al 50%. Intanto sì, sincronizzo. Se no, anzi, aspetto che ci siano le musiche su Apple Watch e le faccio partire. In caso non si sentano, collego l'Apple Watch al cubetto lì. Ovviamente potete collegare all'Apple Watch anche le vostre cuffie Bluetooth preferite in tutta tranquillità. Io per esempio ci collego le Beats, per esempio. Guarda, non c'entrano niente con sto video. Siamo all'88%, 91%, ormai è quasi finito. 94, 97, 98, sì, dai, è finito. In attesa. Di cosa? Vediamo. Ok, sull'iPhone da ancora in attesa, ma comunque sull'Apple Watch sono state sincronizzate le musiche. Vediamo adesso se no, infatti no, bisogna, è già collegato il cubetto, è già collegato. Beh, allora intanto ne approfitto. Allora, indietro, vedete, siamo sulla sorgente Apple Watch. Musica, musica che è stata sincronizzata. La facciamo andare. Andiamo avanti. Quella lì, questa musica qua per una trentina di secondi è muta, per quello non si sente niente. Andiamo avanti. Come vedete, si può andare avanti, indietro, play, pausa, abbassa volume, alza volume, semplicemente. Adesso vediamo se si riesce a far sentire la musica anche senza il cubetto. Vediamo. Dissocia. Andiamo in musica. No, no, infatti abbina cuffie Bluetooth per ascoltare musica su Apple Watch. Vabbè, comunque questo è tutto.